Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi video make-up è un video su un trucco molto pesante. Non per i miei standard, a me piace molto giocare con un trucco molto forte sia sugli occhi che sulle labbra. Io lo trovo molto, mi verrebbe da dire elegante, ma per occasioni, un elegante per occasioni importanti, tipo me lo immagino con un vestito da sera. Ecco, tipo da red carpet, però io ci esco stasera tranquillamente, non mi faccio nessun tipo di problemi. È un trucco con una sfumatura che parte più o meno a cavallo dalla piega palpebrale al salire su. Ho cercato di ricreare, diciamo, un cat eye per, come direbbe Clio, per ciompe, cioè per principiantissime. Ho usato un po' di matita per aiutarmi nella sfumatura e poi ho cercato di andare un pochino a gusti, cercare di sfruttare la mia piega per aiutarmi, eccetera, e questo è quello che ne è uscito. Sulle labbra ho voluto osare con questo rossettone rosso, sto facendo un rossettone nero, non so perché, non me lo chiedete. Che adoro, è di MAC ed è questo qua, è il Russian Red di MAC che adoro. Avrei voluto mettere le ciglia finte come ho detto nel video, ma purtroppo quelle piccoline non ne ho più, quindi ho messo tanto mascara, ho piegato le ciglia. Base abbastanza non mascherone, abbastanza tranquilla, non, niente di troppo forte. Per il resto ti ringrazio per avermi aperta. Se ti vai a vedere come ho fatto questo trucco, ovviamente segui nella visione del video. Se ti piace questo look, ovviamente ti invito a mettermi un pollice in su e se non vuoi perderti i miei prossimi video, iscriviti al canale. Io ti mando un grosso bacio e buona prosecuzione. Allora, ho già fatto la base trucco con cipria, contouring, bronzer, c'è di tutto, c'è tuttissimo. Ovviamente ho fatto un occhio. Dell'occhio ho già fatto, mi manca soltanto il mascara, ma lo mettiamo dopo. Ora iniziamo a fare il secondo occhio. Prima cosa tolgo le righette che si sono create un po' con il correttore e vado a mettere la base della Mesauda, la Perfect Eye Lick Base. Spingo anche un pochino sul laterale perché, come potete vedere, di qua il trucco si allunga abbastanza. Prendo la matita nera, questa è di, non c'è scritto più, no, l'ho temperata così tanto che la marca è sparita. Vabbè, comunque una matita nera morbida con la punta fatta e tengo a portata di mano un pennellino a lingua di gatto a setole dense sintetiche. La prima cosa che faccio è vado a creare una linea che contorna il mio occhio al di sopra più o meno della mia piega palpebrale, che poi andrò a sfumare. Questa è una tecnica che sul tubo Italia la portò Regina in Neverland, una ragazza che seguo da sempre, che adoro. Ovviamente non ho la sua tecnica, quindi utilizzo giusto un attimo la matita per aiutarmi a scurire e così è molto più semplice fare la sfumatura in questo modo. Comunque iniziamo. La prima cosa che faccio è partire da mezzo millimetro prima della fine dell'occhio e tirare su, controllando sempre con lo specchio di fronte. Ora non posso guardarmi nello specchio alle vostre spalle, mi sarebbe molto più comodo, però cerco di guardare di fronte. Questa linea deve leggermente sovrastare la piega palpebrale, quindi devo salire un altro pochino. Ok, per ora va bene. Ora prendo da questo punto, salgo seguendo pochino sopra la mia piega fino all'angolo più alto e a questo punto devo scendere, quindi allora, saliamo leggermente. Quando sono arrivata a questo punto, posso
entrare nella piega. Più o meno mi fermo qua. Ora mi serve il pennellino perché devo sfumare questo tratto. Allora, prima di tutto sfumo questa leggermente verso l'interno. Arrivata all'angolo, invece devo iniziare a sfumare a cavallo della linea andando verso sopra. Con la matita sfumata, col pennellino mi spingo un pochino più dentro, ma non di tantissimo, di tantissimo, e continuo a sfumare. Qui porto leggermente in fuori. A questo punto vado a settare tutte queste creme tra base e matita con una cipria. Prendo un pennello da sfumatura e una cipria normalissima, questa è di MAC, sta quasi finendo. Vado a settare il tutto, mi butto anche sulla palpebra mobile fissa e chiudo tutto. Prendo un ombretto nero, aneddoto PS, ombretto nero di Wycon, mentre truccavo quest'occhio è caduto letteralmente a terra, ha fatto un volo di quasi un metro. È intatto, non gli voglio portare sfiga, ma di solito quando si cade il nero e si sfrantuma, che è una bellezza. Vabbè, sorvoliamo. Prendo un pennello piccolo piccolo, morbido morbido, così sono più comoda per tenere fermo il tratto, e ricalco il disegno qui fino in fondo. Poi dalla mia solita trussettina a forma di tazza prendo, è tutta spatasciata pure quest'altra, questo bel marroncino caldo con riflessi dorati, e lo vado a prelevare con questo pennello di Essence a pennarello ma morbido, e vado al di sopra della sfumatura nera in esterno anche. Riprendo di nuovo il pennello da sfumatura e un color, non mi voglio accecare, non so se riesco a farvelo vedere senza accecarvi, questo nocciola, questo qua sopra. Lo prendo direttamente con questo e vado qui su. Sempre da questa trussa, però cambio pennello, prendo questo AC, anch'esso morbido. Prendo il mio colore da illuminante intorno alla farfalla, aiuto, dorata, bronzata, e vado sulla palpebra mobile a schiarire un pochino la situazione. Non voglio fare quell'effetto che si vede molto in Instagram, con il correttore, eccetera. Voglio solo leggermente illuminare e schiarire. E poi prendo sempre lo stesso ombretto ma di punta e vado a illuminare solo quassù. Riprendo la matita e la passo nelle rime superiori, in inferiore e in esterna. E fisso tutto con la polvere nera sempre di Wycon. Manca l'eyeliner, faccio una riga sottile all'inizio che si ingrossa leggermente, è una bella linguetta. Per quanto riguarda la linguetta, ovviamente seguo la linea che ho già dato. Pettino le sopracciglia e utilizzo il kit di Collistar, che ha sia la cera che le polveri. Quanto riguarda le ciglia, prima le vado a piegare e poi utilizzo il primer volume.
di Essence, poi quest'altro mascara waterproof della Sien e infine anche quello di Kiko con le fibrette. Abbondiamo, 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 visto che non ho voglia di mettere le ciglia finte. Mi sarebbe piaciuto mettere quelle piccoline, però non le ho al momento. Sono finite e quindi abbondo di mascara. Come ultimo step vado a mettere il Russian Red di MAC sulle labbra. Questo trucco è full dalla testa ai piedi proprio. Ok, make-up finito. Io spero che ti sia piaciuto. Ovviamente fammelo sapere mettendomi un bel pollice in su. Se ti piacciono i miei video e non ne vuoi perdere altri, giù nell'info box e nell'ultima schermata trovi ovviamente il testino per l'iscrizione. Io nel frattempo ti ringrazio di aver guardato, di avermi aperta e ti mando un grosso bacio e ciao ragazze e ciao ragazzi in gamba!